parenti delle vittime del terremoto dell'Emilia Romagna. Detto questo, inizierei presentando, diciamo, questa serata che ha lo scopo di dare un punto a quello che è l'azione che stiamo portando avanti dell'autotutela e dove siamo con la serie sicura. Parlerà l'avvocato Canafoglia dell'Unione Nazionale dei Consumatori, Adriano Mei, esperto di procedure amministrative, Peppe Giorgini, esperto nella serie sulla questione del gas. Passerei direttamente il geologo Angelini che ci illustrerà delle particolarità del nostro territorio. Direi che cominciamo con Angelini. Sì. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qua, grazie al Comitato Ambiente e Salute del Piceno per... Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qua e un ringraziamento al Comitato Ambiente e Salute del Piceno per avermi invitato a questa presentazione. Ora, noi ci siamo visti già, è passato quasi un anno da quando ci siamo visti l'ultima volta. Direi che nel corso dell'ultimo anno sono successe tante cose. Spero che tutti quanti abbiate sentito qual è stata l'evoluzione nel corso degli ultimi 11-12 mesi della questione, perché dal punto di vista, per quel che mi riguarda, dal punto di vista geologico, tante cose sono venute fuori, tante cose sono successe. Quindi questa sera, più che ripetere la, diciamo così, tutto quello che ci siamo detti l'altra volta, perché ormai penso che tutti quanti abbiano più o meno capito, inteso qual è la, diciamo così, lo scopo della Gaspus, qual è il suo tipo di business, quali sono le sue particolari, i suoi particolari affari, io vorrei concentrare questa nostra chiacchierata su due aspetti principali. Primo, qual è il territorio diciamo così, coinvolto nella questione, e secondo, chiarire alcuni aspetti della questione che sono venuti fuori nel corso degli ultimi mesi e che penso possano essere abbastanza importanti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Allora, quello che volevo dirvi innanzitutto è che quando ci siamo visti l'anno scorso vi avevamo promesso che ci saremmo messi a lavorare anche su parecchi aspetti che allora sembravano marginali della questione stoccaggio del gas, ma che invece nel corso degli ultimi mesi sono venuti fuori con, diciamo così, con importanza veramente molto molto particolare. Quello che è successo è principalmente che attraverso i nuovi documenti che ha presentato la Gas Plus c'è stata la possibilità, anche attraverso alcune pubblicazioni che noi abbiamo rintracciato, alcuni lavori, degli studi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi 12 mesi, diciamo così, ci siamo potuti chiarire anche su molti aspetti dal punto di vista geologico che all'epoca non erano ancora stati sviscerati completamente. Tra l'altro è notizia proprio di questi giorni il fatto che stiamo preparando delle osservazioni da inviare a tutti gli organismi competenti per quanto riguarda il rapporto di preliminare sulla sicurezza, ma di questo poi parleranno gli amici presenti con me qui stasera. Noi quello che abbiamo fatto nel corso di questo periodo in cui non ci siamo visti è quello di presentare alcune osservazioni, richieste di integrazioni al progetto originario della Gas Plus. Il progetto che noi preparammo, che loro prepararono all'epoca e che noi osservammo attraverso alcune osservazioni, richieste di integrazioni, vertevano soprattutto su due aspetti principali: il comportamento del gas nel sottosuolo e soprattutto il coinvolgimento, diciamo così, della superficie topografica in rapporto alle serbatoie. Il reservoir, che è questo famoso serbatoio dove la Gas Plus dovrebbe stoccare il gas nel sottosuolo, in realtà ad oggi non è ancora stato ben definito, nel senso che noi sappiamo all'incirca la, diciamo così, la porzione di territorio entro il quale
dovrebbe avvenire questo stoccaggio del gas, ma in realtà nessun dato preciso è stato formalizzato dall'azienda e noi possiamo solamente ipotizzare qual è la superficie di territorio urbanizzata che potrebbe venire coinvolta dallo stoccaggio del gas nel sottosuolo. Adesso magari vi farò vedere alcune immagini che potrebbero chiarirci questa serie di aspetti. Nelle nostre prime osservazioni, quelle inviate alla Gas Plus, al Comitato Tecnico Regionale, a tutti gli organismi competenti, chiedemmo naturalmente che ci venissero fornite alcune indicazioni ben precise. Tra l'altro adesso ve ne cito un paio, così poi alla luce di quello che vi dirò farete caso a quello che vorrò dimostrarvi nella cartografia alle mie spalle. Allora, quello che abbiamo richiesto nelle scorse osservazioni è che attraverso alcune cartografie di dettaglio chiediamo all'azienda che ci definisca il limite territoriale che sta sopra al serbatoio da riempire. Ora vi ricordo che quando parliamo di serbatoio non parliamo di una cavità vuota, non parliamo di uno spazio aperto, ma parliamo di una roccia che è particolarmente porosa e permeabile e che attraverso questa serie di pozzi fatta da questa azienda dovrebbe essere riempita durante l'estate di gas naturale e, diciamo così, riestratto il gas durante l'inverno quando la rete necessita. Ora, attraverso lo studio di tanti documenti, attraverso lo studio dettagliato della geologia del sottosuolo, quello che abbiamo scoperto in questo ultimo anno, anche attraverso tante pubblicazioni, un rapporto per esempio presentato dal Servizio Geologico Inglese dall'Università della California, è che purtroppo sembra che non esista un solo giacimento al mondo che non abbia perdite verso l'alto. E cioè questo grosso serbatoio che è nel sottosuolo in realtà possa avere molte perdite in senso orizzontale e soprattutto, qualche peggio, in senso verticale. Quindi noi nelle prime osservazioni che abbiamo chiesto all'azienda gli abbiamo chiesto di precisarci qual è la superficie entro il comune di San Benedetto che è direttamente sopra il serbatoio, perché attraverso questa definizione del territorio sappiamo benissimo qual è la zona da tenere sotto controllo, meglio qual è la zona che l'azienda dovrebbe tenere sotto controllo con dei rilevatori di gas. Tenete presente che tutti gli incidenti al mondo che hanno coinvolto nel corso degli ultimi 80 anni, perché come dicevo all'epoca non è che non si facciano dei giacimenti di stoccaggio in giro per il mondo, la differenza tra questo e gli altri è fondamentale, che questo sta sotto una città densamente abitata e dei 600 giacimenti, dei 600 stoccaggi in giro per il mondo non ce n'è uno soltanto che stia sotto a una città densamente popolata. L'altro problema è che qualcuno potrà far notare che un paio di questi in realtà si trovano sopra il giacimento, uno per tutti quello di Cinisello Balsamo, però lì è stata fatta la cosa diversa, cioè lo stoccaggio del gas è cominciato negli anni 60-70 credo, e poi grazie al fatto che i terreni costavano poco tanta gente è andata ad abitare lì sopra. Ora qui vorremmo evitare l'inverso, perché purtroppo sembra che nel corso degli ultimi 30 anni, mentre una volta nel metodo scientifico sperimentale prima si faceva una teoria, poi si ipotizzavano in laboratorio certe tecniche e poi si mettevano in pratica, negli ultimi 20-30 anni sembra proprio che soprattutto alcune multinazionali abbiano deciso di fare il percorso inverso, e cioè di testare sul territorio come possa andare un'attività piuttosto che un'altra. Ora naturalmente la nostra mira principale, quella del movimento, quella dell'associazione, è che questa cosa qui non venga fatta sulla nostra pelle, soprattutto per il fatto che, come vi dicevo prima, la probabilità di incidenti nel caso di stoccaggi di gas un po' in giro per il mondo non è che sia proprio trascurabile. È vero, è abbastanza bassa, però ricordiamoci il fatto che abbastanza bassa non significa nulla. Tra l'altro, nel rapporto preliminare di sicurezza che poi i colleghi vi citeranno, si fa spesso riferimento al fatto che in realtà non esistano un numero di incidenti rilevanti in base alla casistica che propongono, ma in realtà questo è perché la maggior parte degli incidenti sono trascurati, tra virgolette. Alcuni incidenti naturalmente non sono riportati, perché all'azienda che capita di avere un incidente qualche volta capita anche che non sia molto conveniente per l'opinione pubblica tirarli fuori, e soprattutto alcuni, in alcune aree del mondo non è così facile avere informazioni. Ora, se mi date un attimo di tempo, vi faccio vedere qual è il documento esplicativo che avevamo preparato per farvi vedere
poi qual è la posizione del... Allora, questa ci servirà perché sono le osservazioni che abbiamo fatto per questo rapporto preliminare di sicurezza, e adesso vedremo anche una cartografia, così ci capiamo anche nel dettaglio su qual è la zona interessata da questo stoccaggio di gas. Questo lo mettiamo giù, adesso andiamo subito. Eccolo qua. Adesso mentre si apre, nel frattempo vi dico che il discorso relativo alla risalita di gas in superficie, anche se ne eravamo parzialmente a conoscenza quando avevamo discusso l'altra volta, come potete immaginare, essendo una cosa che poteva allarmare molto la popolazione, abbiamo deciso di essere sicuri al 1000% prima di diffondere l'informazione. Qual è il meccanismo di risalita del gas? Il meccanismo di risalita del gas è semplicemente il fatto che mentre la roccia di copertura, cioè quella che sta sopra al giacimento di stoccaggio del gas, il progetto della Gas Plus la definisce perfettamente impermeabile, perché si tratta di un pacco di argille di diverse centinaia di metri, poi in realtà così impermeabile non lo è. Diversi indizi, poi tutta la costa adriatica, dove si dovrebbero nel corso dei prossimi anni realizzare questo stoccaggio, in realtà si nota il fatto che queste argille molto spesso vengono fratturate e fagliate, cioè rotte semplicemente. Quindi è lungo queste spaccature nel terreno, che noi non vediamo perché naturalmente sono obliterate dalle costruzioni, nel nostro caso, e dai campi coltivati, ma che in realtà ci sono, è lungo queste spaccature nel terreno che il gas tende a risalire verso l'alto. Il pericolo qual è? È che in condizioni particolari, soprattutto in caso di sovrappressioni accidentali del giacimento di stoccaggio, il gas risalita in superficie e per esempio si accumula in un sottoscala, in una cantina, in un garage sotterraneo. E sapete meglio di me che bastano percentuali abbastanza basse di metano, di gas naturale, rispetto alla percentuale di volume complessiva per creare un'esplosione solamente innescata dalla luce di una lampada, da un interruttore. È questa cosa qui che andrebbe attentamente valutata quando si costruisce, è la principale, che andrebbe attentamente valutata quando si vuole costruire uno stoccaggio di gas sotto una zona densamente popolata. Ed è proprio per questo motivo che, come dicevo prima, dei 600 stoccaggi di gas in giro per il mondo non c'è neanche uno sotto una città. Tra l'altro, nella città di Sacramento la costruzione dello stoccaggio di gas da quelle parti è bloccata ormai da diversi anni, perché non esiste un'assicurazione che si è presa in carico l'onere di assicurare i cittadini che vivono sotto lo stoccaggio di gas. Ora, questi aspetti, uniti al fatto che diverse pubblicazioni scientifiche nel corso di questi anni, nel corso di questi mesi, abbiamo pubblicato in un articolo chiamato Considerazioni sullo stoccaggio di gas in sotterraneo a San Benedetto del Tronto, in una serie di questi articoli citano tutti quanti la stessa problematica principale, cioè quella della migrazione del gas verso la superficie. E a tutt'oggi non esiste un modo sicuro per stoccare il gas in sotterraneo, perché delle perdite di esercizio del serbatoio in sotterraneo sono praticamente irrisolvibili. Sono irrisolvibili perché semplicemente non si riesce, dobbiamo immaginare che i limiti del serbatoio non sono quelli dei limiti fisici, come per esempio un serbatoio classico come quelli che siamo abituati a vedere, ma è il terreno stesso che, quando cambia di permeabilità, interrompe la permeabilità della roccia per quale è stoccato il gas. Ora, attraverso le spaccature che limitano questo reservoir, in condizioni particolari, soprattutto in condizioni di scosse sismiche, in movimenti tettonici, tutto il resto, possono tendere a risalire verso l'alto. Ora, riguardo a questo discorso, siccome si è generata un po' di comprensibile confusione sull'argomento nel corso delle ultime settimane, soprattutto alla luce di quello che è successo in Emilia Romagna, mi piacerebbe affrontare un paio di minuti di questo discorso e poi chiudere. Allora, il terremoto che tutti quanti abbiamo seguito nel corso degli ultimi giorni è naturalmente da vedere come origine nell'accavallamento che gli Appennini portano sopra, diciamo così, alla Valacca Adriatica, quindi tutta la zona, diciamo così, degli Appennini, che tende a salire a ritmi estremamente lenti, stiamo parlando di millimetri ogni
centinaia di anni sopra la placca adriatica. Il problema qual è? Che in profondità lo sfregare di questi due blocchi continentali qualche volta può capitare che i due blocchi fra di loro, come si dice, si fermino, accumulano energia finché uno dei due blocchi non si rompe. Questa rottura produce una liberazione di energia ed è un po' quello che succede. Immaginate quando stiamo per esempio su una barca in porto, se ci stanno due barche che si toccano l'una con l'altra e c'è un leggero moto ondoso dentro il porto, sentiremo muoversi le barche, sentiremo stridere, finché a un certo punto una gomma che sta fra le due barche non andrà via e questo scatto di energia ci farà cadere se stiamo sopra una barca. Il meccanismo è lo stesso, fatto mare la stenosfera, quel livello fluido che sta sotto il terreno, e fatta tolta della nave la crosta terrestre. Il meccanismo è esattamente lo stesso, quando le due barche, quindi quando le due zolle continentali si rompono, si libera un'energia molto forte. Allo stato attuale non abbiamo elementi per definire il fatto che uno stoccaggio in sotterraneo o altre operazioni antropiche possano produrre dei terremoti. Quindi quando si fanno cenni a questa cosa, per adesso sono soltanto illazioni. Quello che voglio dire, non so se il termine tecnico è esatto, avvocato. Per quale motivo? Perché solo in questo periodo qui si comincia a parlare di microsismicità indotta da attività antropiche. E di questo se ne parla soprattutto in paesi, ahimè, leggermente più evoluti del nostro dal punto di vista, diciamo così, sociale, se non scientifico, che sono gli Stati Uniti, l'Olanda e l'Inghilterra. Quindi per almeno qualche anno, finché non ci saranno evidenti testimonianze scientifiche del fatto che certe attività antropiche possano produrre delle scosse sismiche, è bene tenere i due discorsi abbastanza lontani. Ma se vi ricordate, un anno fa io feci in questa sede una delle prime volte l'ammissione del fatto che questa zona qui, San Benedetto del Tronto e zona limitrofe, non è che sia riparo dagli eventi sismici, è semplicemente meno sismica di tante altre zone, come quelle dell'Appennino centrale. Ora, il rapporto allo stoccaggio del gas, come si pone questa cosa? Si pone semplicemente, e questa cosa qui vorrei chiarirla una volta per tutte, perché più volte è stato fatto riferimento a stoccaggio di gas a San Benedetto e sismicità. A noi non fa paura la sismicità che porta il crollo delle strutture a San Benedetto. Per massima magnitudo attendibile in questa zona stiamo parlando di valori piuttosto bassi rispetto a quelli della Pianura Padana, di Golfiorito, dell'Aquila, di altre zone che ben conosciamo, del Friuli, del Belgio e tutto il resto. Quello che abbiamo paura e quello che è documentato da pubblicazioni scientifiche è che il terremoto originatosi in un posto, perché molto spesso se ne originano anche non molto distanti da qua, anche se noi non li sentiamo perché sono strumentali, cioè molto bassi. Per esempio nel mese di ottobre-novembre ci sono state alcune sequenze sismiche originatosi nella zona di Castelpirano o Fila, in quella zona. Ora i terremoti originatisi in quella zona sono di magnitudo, quindi di forza, chiamiamola così, piuttosto bassa. Perché è importante quel terremoto in quel punto, così vicino a noi? È perché la Terra è viva, è tettonicamente, come si dice, viva, cioè le zolle continentali, i blocchi superficiali si muovono l'uno rispetto all'altro. Quando parliamo di movimenti impercettibili, molto, molto piccoli, molto brevi, ma sufficienti per far muovere un blocco contro un altro. Allora, se noi andiamo a guardare quello che è il tetto del reservoir di pozzi, adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio e con questo chiudo, questa è la centrale di stoccaggio del gas a Porto d'Ascoli, è una vista dall'alto quella che vedete dalle mie spalle. La riga gialla è il limite territoriale del comune di San Benedetto del Tronto. Riconoscete in questa zona qui, guardate il mio mouse che si muove sulla parte destra della figura, questa qui è la linea di costa, questo è il Tronto e questo è il limite del comune di San Benedetto dalle parti di Monte Brandone. Questa è la centrale di stoccaggio del gas e queste linee nero-verdi che vedete qui sotto sono i famosi pozzi che entrano in profondità e poi a 2800 metri si muovono verso questa direzione. Quindi tutta questa colorazione che vedete in sfondo è, man mano che si va dal blu verso il rosso, vuol dire che il tetto di questo serbatoio naturale è più vicino alla superficie. Quindi in questo punto qua la vicinanza alla superficie è massima, in questi punti qua il tetto del serbatoio è più in basso. Cosa voglio dire? Voglio dire che originariamente sarà questo
il serbatoio, che capita purtroppo, guarda caso, sopra la sotto alla zona di Ragnola Portolasca, per intenderci, da queste parti qua. Man mano che si va verso la costa, o man mano che si va verso la montagna, il tetto del serbatoio si allontana dalla superficie. Capiamoci, la differenza tra questo punto qua e questa è di una cinquantina di metri in profondità. Quindi non è che ci sia poi così tanta differenza tra questo punto qui e questo. È solo per dirvi che, come vedete, il reservoir, quindi il serbatoio, si stende lungo tutta, sotto tutta la città di San Benedetto. E qua dove è limitato questo reservoir sotto San Benedetto? Da queste linee rosse che vedete qua, che sono le famose faglie. Quelle sono delle spaccature verticali che hanno due funzioni. Da una parte limitano il serbatoio, siccome di qua è al di là della faglia, perché questi due blocchi si muovono lentissimamente, a un ritmo veramente microscopico, ma si muovono. Siccome da una parte e dall'altra della faglia c'è una differenza di roccia, perché nel corso di milioni di anni questi oggetti si sono mossi, allora lungo la faglia c'è una differenza di permeabilità. Il gas che verrà immesso qui dentro non riuscirà a passare al di là della faglia. Dov'è il pericolo riguardo alla sismica? È il fatto che se un sistema di faglie è così, si muove perché c'è un'evidenza tettonica molto molto recente, molto molto attuale, molto vicina a noi, è possibile che lungo queste linee il gas si incanali e risalga verso la superficie. Se qualcuno di voi ha un dubbio riguardo al fatto che fluidi e fluidi in pressione, in profondità, possano risalire verso la superficie, ce ne sono degli altri perfettamente naturali non molto lontano da noi. Io non so se c'è qualcuno di voi in sala che ha delle terre a sud del Tronto, però se sentite qualche contadino da quelle parti, probabilmente vi dirà che dove si interrompe il lato del versante a sud del Tronto, cioè dove finisce la collina e comincia il deposito di versante, in quel punto ci sono qualche volta ci sono delle emersioni di acque solfure, di acque che puzzano. Quelle acque vengono a una profondità molto molto elevata. Se volete una prova molto ancora più evidente, nella zona di Uffide e Castelgrama, quindi non molto distante da noi, ce l'abbiamo prima noi, vulcanelle di fango, che non la zona di Reggio Emilia dove c'è stato il terremoto, perché sono anni che esistono dei conetti di materiale argilloso misto ai idrocarburi che vengono su da una profondità di 2.000-3.000 metri, documentati da pubblicazioni scientifiche. Quindi, come vedete, non è così improbabile che un materiale di profondità venga su. Resta da vedere che ritmi, che posizione e dove. Allora, una delle osservazioni che abbiamo fatto alla Gasplus attraverso il Comitato Tecnico Regionale è che ci definisca esattamente dove passano queste faglie, perché il lavoro che abbiamo fatto noi recuperando dati a destra e a sinistra non può essere lo stesso di un'azienda che spende centinaia di milioni di euro per fare dei progetti. Sono loro che ci devono dire dove stanno queste fratture, dove stanno queste faglie, se metteranno dei rilevatori per il gas che salga in superficie, come tendono a mettere sotto controllo questa serie di risalite, cosa faranno nel caso che i rilevatori dovessero sentire che il gas risale in superficie. Queste sono le domande che gli abbiamo fatto e ci aspettiamo delle risposte. Speriamo che ce le vogliano dare. Se non ce le vorranno dare, noi continueremo a farle di queste domande. Attenzione, io voglio incentrare su questa cosa perché è la cosa un pochino più nuova che voi non avete sentito nel corso della relazione precedente, ma i problemi di andando in profondità, non nel serbatoio ma nella discussione, abbiamo recuperato molti documenti, abbiamo letto molte pubblicazioni, abbiamo interpellato molti docenti universitari, abbiamo chiesto, ci siamo confrontati, abbiamo fatto il lavoro che qualcun altro avrebbe dovuto fare. Tutto questo lavoro avremmo tanto voluto che ci avesse portato verso una direzione diversa. Purtroppo la situazione è questa ed è bene che la cittadinanza ne sia informata. Se poi qualcun altro su questi discorsi qua vuole girare la testa dall'altra parte oppure vuole pregare il Dio che non succeda niente, è liberissimo di farlo, però noi non ci metteremo la certificazione su questo discorso. E quindi è bene che un'azienda che vuole fare un progetto da queste parti deve dare un sacco di risposte alla cittadinanza prima di fare qualunque cosa. Questo è il discorso di fondo.
Naturalmente non abbiamo affrontato in questa sede, in questo momento, discorsi come subsidenza del terreno, esondabilità del sito di stoccaggio e un sacco di altri problemi che purtroppo vengono fuori dietro questa centrale. Per adesso ho finito, eventualmente magari alla fine, giusto? Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, vedremo alla fine. Forse però alla fine, grazie.